E benvenuti alla prima puntata di questa nuova rubrica di cui saranno protagonisti i blogger cattolicesi. Oggi iniziamo questa prima puntata con dei blogger d'eccezione, Francesca Oddo. Buonasera. E Annalisa Giuffrida. Prima è una cartella blogger a Cattolica La Cena. Parlateci di questa vostra iniziativa, cosa vi ha spinto ad aprire questo blog? Inizialmente non sapevo cosa come incominciare questo lavoro, ma grazie al supporto tecnico di mio cugino Giorgio Giuffrida sono riuscita a crearmi questo blog. È incominciato con qualche piccolo appoggio, scrivendo un primo articolo, ma ancora c'è molto lavoro da fare. Spero in una collaborazione di tanti visitatori. Siccome già avevo, sin da novembre, avevo cominciato a collaborare con il sito di Cattolica, con l'associazione Cattolica Rotary Online, ho deciso di concretizzare questo lavoro aprendomi un blog e magari pubblicando anche qualche articolo, in più magari presentando qualche video che possa completare il mio lavoro. Perfetto. Ok, Francesca, tu hai scritto che questo blog deve essere utile socialmente e che possa muovere qualcosa in questo nostro paesino. Cioè, allora, per farlo capire vi faccio un esempio. Per esempio, alla fine di ottobre c'è stata la manifestazione che ha avuto come protagonista, tra virgolette, la nuova vela di Gelo che sarà costruita a Milano. Ebbene, qui a Cattolica non c'è stata una degna pubblicità questa manifestazione. Così ho deciso di fare un articolo. Quindi ho informato la cittadina di quanto succedeva all'interno del nostro stesso paese e quindi voglio appunto aiutare dal punto di vista informativo, diciamo così, la cittadina a capire quello che è, i cittadini a capire quello che succede all'interno del nostro paese. Perfetto. Annalisa, tu invece hai scritto che hai molti hobby, politica, musica, moda, eccetera. Pensi di trattare tutti questi argomenti oppure soffermarti? Se sarà possibile, spero tutti e spero anche di informarmi, ma spero di selezionare, di fare delle scelte per ciò che mi ispira e per quello che spero sarà di gradimento ai visitatori. Okay. Francesca, sei iniziata con un servizio proprio su Cattolica, cioè un servizio ben fatto, ma com'è proprio Cattolica e non magari un articolo? Beh, il video rende più magari l'idea del mio paese e poi presentare il mio paese è come un modo anche per presentarmi io stessa, no? Il mio paese è un certo senso una parte di me, quindi... Annalisa, chi è l'uomo senza testa? Il tuo primo articolo parla proprio della parità dei sessi, come hai deciso di iniziare con un pezzo del poco forte? Cioè, infatti hai superato i 50 commenti. Speravo di suscitare grandi polemiche, specialmente nel sesso maschile, perché io con questo articolo ho dato me stessa in quanto ho espresso ciò che penso e sostengo, che gli uomini oggi come oggi cercano di imporre la loro potenza sulle donne, ma non è così, ormai c'è la parità del... E spero comunque di aver informato tutte le visitatrici del mio blog, che oggi come oggi non esiste più la discriminazione di sesso, ma c'è parità anche nell'ambito lavorativo e non solo. Allora Annalisa, in futuro pensi di fare articoli scritti oppure video servizi, tipo interviste, eccetera? Ciò che mi alletta di più è lo scrivere, quindi penso che scriverò più articoli di giornale, anche, ma spero anche di poter fare qualche video, anche qualche intervista, perché mi piace anche questo. Comunque la mia predisposizione è lo scrivere, perché mi ha un effetto catartico liberatorio, spero di poter trasmettere le mie emozioni e i miei pensieri a tutti coloro che visiteranno il mio blog. Stessa domanda per io penso che spazierò dai video agli articoli e alle interviste in modo appunto da comprendere tutti i tipi di forme, delle forme di comunicazione Perfetto, per concludere questa prima puntata date un consiglio alle nuove ragazze che tendono a avvicinarsi al mondo del web. Beh, innanzitutto bisogna avere una grande passione per lo scrivere, nel tenere informate le persone, nel magari trasmettere le proprie emozioni, le proprie idee. Quindi, se
se siete appassionati quindi dello scrivere, di informare la gente di ciò che pensate, di ciò che accade a Castore Eraclea, e avete questa grande passione per il computer e anche un po' di tempo da dedicare al computer, cercate di costruirvi, cioè di creare un bel blog che possa essere di gradimento a tutti i visitatori. Sì, ma abbiamo concluso qui la nostra prima puntata di questa nuova rubrica. Ringraziamo Dodo Web e Fissi Web per la loro disponibilità e vediamo appuntamento alla prossima puntata. A voi la rete. Allora Francesca, in futuro pensi di fare articoli scritti oppure videoservizi? Tipo interviste, segnalazioni, eccetera? Beh, penso di spaziare il mio lavoro sia dal punto di vista... Quando intervista Annalisa e Francesca, vai con la quarta. Chi sto giovetto io? Appena mandato il giovetto. Le papere. Papà le papere. Giuseppe intervista Annalisa Francesca alla 2500esima, vai. 3, 2, 2, 3, ciacchi, va con la prima. Faccio ciacca, aspetta. Servizio di Peppa Amato, buona la prima, ciacca. Buona la prima. Allora, salve a tutti carissimi amici e benvenuti alla prima puntata di questa nuova rubrica. Con buon